La Sala Argento ha ospitato uno dei momenti conclusivi del Piemonte Visual Contest per raccontarne le collaborazioni, i progetti presentati e i vincitori. Con l'analisi dell'importanza e del valore del patrimonio pubblico aperto per restituire informazioni e servizi utili ai cittadini, i partecipanti hanno potuto ascoltare un percorso che dura da più di 3 anni, che ha saputo aggregare giovani innovatori, designer, data journalist, analisti di dati e molte altre professionalità. Durante il pomeriggio è stata presentata la Scuola di Tecnologie Civiche, un nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Consorzio Topics, Consiglio Regionale, RENA e molti altri soggetti dell'innovazione italiana. Una 4 giorni full immersion con relatori importantissimi, un evento unico che aggrega un'ampia comunità di innovatori pubblici e privati da tutta Italia e li collega alla scena internazionale. In questi 3 anni i progetti sono cresciuti tantissimo e devo dire che rispondono anche a quello che è un trend internazionale di lavoro in questo campo, il campo del journalism, sempre più del giornalismo digitale, soprattutto questo mix tra dati, mappe e storie sta diventando determinante. Quindi diciamo che 3 anni fa abbiamo anticipato una formula che si sta rivelando molto molto interessante. Prossimi anni vediamo, perché cerchiamo di seguire l'evoluzione e di accompagnare anche questi progetti che in realtà emergono da una realtà territoriale che sempre più si accosta a questo modo di ragionare, di vedere il territorio e di promuoverlo.